L'esercito di liberazione è pronto a partire! Buongiorno, penserete che sono in ritardo per via degli esami che dovrò fare tra poco. Adesso alle 9:15 facciamo esame di musica d'insieme con altri tre colleghi. Invece no, sono in ritardo perché l'etereo sabato mattina dorme di più, perché lui dorme sempre. Dorme di più. E vabbè, che ci volete fare? E quindi, ritardo. Vabbè, scusateci. Oggi è una bella giornata ricca di impegni, eh? Tenete conto che oltre a questo così impegno personale c'è anche un bel comizio, vi invito di non perdere, a Santa Teresa di Riva, e sarà alle 21:30. Ci sarà Danilo che festeggia con i Santa Teresini la sua elezione, e ospite io, ci sarà anche Dino Gerrusso, probabilmente ci saranno anche i sindaci della Riviera Ionica che sono stati eletti nella lista di Sicilia Vera. E quindi il sindaco di Francavilla di Sicilia, il sindaco di Pagliara, il sindaco di Itala, il sindaco di Fiume di Nisi, saremo tutti alla corte di Danilo lo giudice alle ore 21:30, Santa Teresa di Riva. Ovviamente non si parlerà solo, anzi, la presenza mia di Dino Gerrusso, ci sarà anche il nostro portavoce Ismaele Lavardera, il nostro presidente di Sicilia Vera, il sempre giovane Peppe Lombardo. Si parlerà di tanti argomenti, anche di organizzazione. Ieri il Vietnam, l'avete visto? Come ormai riusciamo a far gettare la maschera a questi gattopardi molto datati. Parlo ovviamente di quelli che sono stati i principali personaggi che in questi anni hanno comandato e che hanno sgovernato. Tenete conto che ieri io ho semplicemente anticipato i desideri del buon Musumeci. Perché? Perché volevo anche stimolare un dibattito all'interno del centrodestra e soprattutto anche i cecchini del capo della cupola, il capo in questo momento della cupola che gestisce i nostri destini è il buon Musumeci. E tra i cecchini e lecchini a libro paga del buon Musumeci c'è tale Carmelo Briguglio, non so se ve lo ricordate, quello che è rimasto trombato molti anni fa, l'onorevole Briguglio, quello che spadroneggiava nella Riviera Ionica tra un corso professionale e l'altro e una promessa e l'altra, poi rimase disoccupato e il buon fu assessore al lavoro, ce lo ricordiamo bene. E il buon Musumeci,
tra le tante capacità ha avuto quello di dare un po' di lavoro a questi trombati della politica, perché ovviamente erano rimasti disoccupati, non sapevano che fare. E abbiamo questo Cecchino che spara in continuazione. Oggi gli facciamo un po' di pubblicità anche perché il suo seguito è pari a zero. Tenete conto che lui ha candidato in Diventerà Bellissima l'ultima volta una fanciulla che non mi ricordo manco come si chiama, vediamo se voi ve lo ricordate, che ora è udito dite nel consiglio d'amministrazione del consorzio autostradale siciliano. Quindi sappiate che se i lavori qua non si fanno con tre turni al giorno ma a malapena uno e a singhiozzo, è perché c'è un consiglio d'amministrazione lottizzato, tra cui questa fanciulla che ha preso 2500 voti e con i vostri voti è andata ad incassare. Qual è stato il risultato di questi 2500 voti? Che l'onorevole Carmelo Briguglio, da disoccupato, è diventato capo di gabinetto di non so quale gabinetto, con uno stipendio che è quasi buono, non so se quanto è un deputato, comunque non se la passa male. Più questa fanciulla è entrata nel consiglio d'amministrazione del consorzio autostradale siciliano, tanto per intenderci. Cosa fa? Il buon Briguglio un'ora fa, riferimento ovviamente nomi non ne fa perché poi pure politicamente un vigliacco, non è che d'altronde chi lo conosce bene lo evita ormai, no? Tipo Lights, se lo conosci lo eviti. Non riesce a fare nomi, però è ovvio che il riferimento è al mio intervento di ieri dove ho sparigliato le carte nel centrodestra. E ce ne freghiamo, no, di tutto quello che dice, perché non ce n'è mai fregato niente, no? Però c'è un passaggio simpatico, perché vedete, quando alla fine non hanno niente da dire su di me, toccano sempre due argomenti: la vicenda giudiziaria ed il fatto che sniffo, capite? Io sniffo, perché non riescono a spiegarsi come riesco a fare tante cose e anche discretamente bene. E Carmelo Briguglio oggi non ha perso occasione, a un certo punto, in un suo passaggio, dico, capire quello che scrive Briguglio è complicato, perché bisognerebbe frequentare prima la scuola degli lacche, dei lacche, ovviamente, e dei trombati. Ancora per me è presto, perché certi termini solo lì li insegnano, a quella scuola. A un certo punto fa questo riferimento: per ora c'è quello che spara nomi all'impazzata e li butta sulla pira. Sulla pira? Chi è la pira? Non lo sappiamo, sulla pira. Ah, forse fa riferimento alla pira quella che si accende probabilmente, comunque parla della pira. Briguglio parla della pira. Oh, dopo che parla della pira, punto, scrive: è infuocato colui che quindi va a buttare questi nomi, è infuocato, ha il cervello bruciato, non solo dal rancore. Mezzica Briguglio, vedete da dove provengono certe illazioni, eh? Da qui provengono, da questi ambienti, questi ambienti che sono abituati a fare dossieraggio a tutti i livelli, quando non ne possono più nelle varie campagne elettorali. E allora qual è l'argomento? De Luca sniffa. Sì, io sniffo il consenso popolare, quello che mi dà al cervello e mi fa scattare l'adrenalina siete voi. D'altronde farlo capire a un trombato della politica complicato, è che io non mi ricordo manco come si chiama sta fanciulla che lui sosteneva alle regionali e che poi con sto bottino di 2500 voti ha svenduto, ovviamente, per le posizioni. E il consorzio autostradale, vedete, perché non c'ha una governance? Perché è fatta da persone frutto di questi accordi, di queste lottizzazioni. Questo per dare un esempio di come al posto giusto le uomini e donne giuste, uomini e donne giuste. Ah, cari miei, ce la vedremo tutta. Ma d'altronde le previsioni di Carmelo Briguglio sono state sempre azzeccate, cioè succede l'opposto.
so se avete letto le previsioni che ha fatto su Messina. Messina doveva essere il festival della ormai di partita di Cateno De Luca. Carmelo, la passia tu cane, scusa mia. D'altronde, uno ormai che non riesce più ad essere eletto neanche consigliere comunale nel suo comune d'origine. Ma di che parliamo? Però fa parte del cerchio magico. E in questo cerchio magico bisogna buttare la supercazzola e poi la supercazzola si autoriproduce. Andate nella sua pagina e lo vedete. Ecco, questo è pagato da voi, no? È pagato da noi ed è pagato per dire che io non ho il cervello bruciato, che ho il cervello bruciato non solo dal rancore, però non fai nome perché poi si scanta della querela. Capite? Ecco. Briguglio, vedi, l'ho fatto io il nome, visto che le tue allusioni, e lo sai perché faccio? Perché non ho niente da nascondere. Io sniffo il consenso popolare, mi dà una carica adrenalinica pazzesca. Grazie a tutti voi per questa carica adrenalinica. Perché stamattina il buon Briguglio ha e carico a pallettoni, secondo voi? E c'è ovviamente non un motivo, più motivi. Il primo è che io sono diventato un Nello Boys, perché noi vogliamo la ricandidatura di Nello Musumeci. Il problema lo sapete qual è? Ora vi svelo l'altra parte della discussione. È Nello Musumeci che sta facendo tutta sta sceneggiata. Sta sceneggiata, perché lui alla fine se ne vuole andare da qua. Formula 3, 3 seggi al Parlamento nazionale e così viste si viste. Ovviamente, siccome Musumeci è uno che pensa per sé, ma questo ancora i vari Carmelo Briguglio forse l'hanno dimenticato, come se ne va da qui? Voi vi rendete conto, tutti sti personaggi, sti zombie della politica, come campano? È un problema. Carmelo, se vuoi ti faccio pascolare le caprette di mia madre, c'è l'orto di mia madre, mi dai una mano, tu su solo io non tu lattughe. Io credo che riusciamo anche a farle. Ti preoccupare, ton signore, come si fa? Non ti preoccupare per questo. Queste sono le preoccupazioni, vedete, che fanno sbarellare questi personaggi. E vedete, in tutto questo quadro, tutta questa pantomima, ieri io ho svelato il sogno proibito di Miccichè. Miccichè ha due nomi, realmente, di due donne. La sua preferita per storia, anche per storie, è Patrizia Monterosso. Patrizia Monterosso, già segretario generale di Palazzo d'Orleano, donna molto molto acuta, donna acuta, bella, e ovviamente che conosce bene tutti i meandri della pubblica amministrazione regionale. E poi, e beh, Barbara, che è cittadina che rappresenta un pezzo importante della Sicilia, una buona parte della spesa della sanità che è dedicata al mondo della sanità privata, che si dice essere molto politicizzata. Poi lei non so cosa faccia nella vita. Suo padre è stato assessore alla sanità, se non ricordo male. Quindi, due personaggi pazzeschi, eh. Tutto questo si innesca con un'altra faida, che è quella che attualmente è all'interno di Fratelli d'Italia, dove si sta preparando comunque l'alternativa al nome di Musumeci, perché comunque Musumeci lo ha capito che
non è più ricandidato, e questo a noi dispiace, e noi faremo di tutto fino all'ultimo secondo, ma anche perché ci dispiacerebbe che il cammello briguglio di turno, il trombato politico di turno, rimanesse disoccupato. Poi noi giochiamo lungo via, cioè magari lungo il lungomare, scusatemi la frase, dei furci a passare rugare. Mi dispiacerebbe. Quindi noi intanto tifiamo per avere la ricandidatura di Musumeci. Perché? Perché è naturale che un presidente della regione venga ricandidato. È innaturale che un candidato alla presidenza della regione, pur di arrivare ad essere eletto, firmi l'accordo di 5 anni, non un giorno in più. Perché questa è la situazione. Oggi Micci, che nelle sue lucubrazioni e nelle sue comunque atteggiamenti, che il buon La Russa ha definito da ospedale psichiatrico, c'ha una ragione di fondo, che è quella che conosciamo tutti. Perché Musumeci, che è stato designato presidente, perché non è stato eletto, perché quando ha tentato di essere eletto fuori dai partiti non è mai stato eletto, per 3 volte, quindi è stato designato dai partiti e quindi eletto dal popolo siciliano. Per poter ottenere questo ha dovuto sottoscrivere l'accordo 5 anni, non un giorno in più, ma lui lo ha anche ammesso pubblicamente nei comizi degli ultimi giorni, dove, ripeto, quello storico è a Miridello Val di Catania, credo che fosse il 2 e 3 di novembre, dove manifesta la sua incorruttibilità, non perché lui era moralmente incorruttibile, attenzione, ha dato una chiave di lettura veramente, veramente, da questo punto di vista, inquietante. Dice: io potrò dire tanti no e sarò incorruttibile perché farò 5 anni, non un giorno in più, solo 5 anni. E ora che ha cambiato idea vuol dire che si è fatto corrompere, ma d'altronde non aver toccato nulla nel mondo dei rifiuti totalmente, e quindi aver agevolato quel sistema che il procuratore Zuccaro dice di essere contiguo alla mafia, lo dice lui, quindi hai agevolato quindi questo sistema proprio volutamente, non spendendo un euro, non facendo infrastrutture pubbliche, non facendo nulla. Allora, rispetto a tutto questo, ma rispetto anche al resto, c'è poco da discutere. C'è poco da discutere. Noi vogliamo Nello ricandidato perché deve essere inchiodato alle sue responsabilità. Ecco cosa dice di Nello Musumeci, come ha scritto il buon... Ma vi ricordate come si chiama la sua candidata alle regionali? Che manco me lo ricordo. Ho 2000 voti nel CDA della consorzio autostradale. Questa non abbiamo mai visto cosa ha fatto nella vita, mai, per quanto riguarda il consorzio autostradale, mai. E ora mi dicono alcuni, ma lo dobbiamo verificare, che stanno mettendo un tappetino farlocco di 2 centimetri che durerà forse qualche anno, solo perché hanno la fretta di arrivare alle elezioni con le cosiddette autostrade più possibile sistemate. Chiara Starrantino, ecco, mi è venuto il ora. Chiara Starrantino, o Sterrantino, sta o ste. Chiara Sterrantino. Chiara Sterrantino è nel CDA, non so se è vicepresidente del CDA del consorzio autostradale. Era la candidata dell'Oreo e Breguglio, hanno raccolto questi 2000 voti e con 2000 voti hanno avuto 2 sistemazioni, quella di Breguglio e quella di Chiara Sterrantino, fissa quella che votavo ovviamente la candidata del buon Breguglio, perché lo scambio è stato proprio questo qua. E mandamelo questo post, qua dice ha fatto un post dopo l'elezione che fa ridere, mandamelo, non ho idea, boh.
eccolo qua, mandamelo. Allora, nel centro-sinistra invece che succede? Nel centro-sinistra c'è una questione, c'è il fattore per ora Cancelleri. Gianfranco Cancelleri, Giancarlo Cancelleri, scalpita perché rischia di rimanere disoccupato, l'abbiamo detto ieri e lo ribadiamo ora. Sì, e allora là c'è il cosiddetto problema del terzo mandato. Ah, piuttosto una cosa, non ho capito. Quando Giarrusso, Dino Giarrusso, ha mandato a fanculo i 5 Stelle, c'è stata tutta un'operazione batteria, no? Tutti i cecchini, nel dire dimetti, li devi lasciare il seggio, eccetera, eccetera. Perché? Perché Giarrusso in precedenza ha sostenuto questo integralismo che può avere un senso da un lato, dall'altro quando sei in una casa che tradisce i contenuti e i valori che ti hanno portato là dentro, dovrebbe essere la casa a dimettersi, come si suol dire, no? A demolirsi, e questo sta avvenendo. Quindi qua il tema è un po' diverso. Ebbene, tutta la batteria è stata messa in atto, con ovviamente l'ha dato da Conte, per macinare Giarrusso. La stessa cosa non si è verificata con la scissione capitanata dal buon Di Maio. Non è stato posto con la stessa violenza, perché di questo si parla, violenza, la questione delle dimissioni a tutti gli scissionisti. E qua a Messina abbiamo saputo che c'è Duva, Francesco Duva, che per salvare l'Italia, come Di Maio, per salvare l'Italia hanno rotto il giocattolino di Beppe Grillo per salvare l'Italia. Il tema è per salvare il loro culo dalle poltrone, perché voi dovete sapere per esempio che Francesco Duva, detto Ciccio Racina a più un pennole, è al secondo mandato, non si può ricandidare più, e allora l'unico modo per essere ricandidato e forse rieletto è quello di uscire da 5 Stelle, dove ancora sulla questione del terzo mandato c'è ammuina. Perché Conte ovviamente ha l'interesse, per quel poco che gli rimane come gruppo, comunque di farsi un gruppo suo. Questo è il concetto di base, principalmente, ed è ovvio che per farsi un gruppo suo, portare avanti la regola dei limiti dei due mandati è la cosa che strategicamente gli conviene di più. In tutta sta storia però rimangono incastrate alcuni punte di diamante, tra cui Cancelleri non si può più ricandidare. E quindi c'è il dilemma, siccome entro cinque giorni, da ieri, vanno presentate le candidature per le primarie del centro-sinistra, c'è il problema di Cancelleri. Non si sa se può presentare la sua candidatura, perché c'è la questione del limite dei due mandati. Mentre a Messina il buon Francesco Duva, per salvare il culo sulla sedia, non per salvare l'Italia, chiaro, passa con Di Maio. Io ancora la vera motivazione, come l'ha occupato Di Maio, perché Di Maio è meraviglioso, cioè quando parla e ti fa quel sorrisino sotto le labbra, proprio di chiavista, è lì che si vede plasticamente il Di Maio che pensa come vi sto prendendo per il culo. È pazzesco, è affascinante da questo punto di vista, Gigino, è veramente affascinante. Non ho capito come deve motivare, come sta motivando questa scissione. Devono salvare l'Italia, devono far cessare la guerra, non si sa, ma un motivo vero è uno: c'è un problema riguardante le poltrone, e quindi rompendo ovviamente risolvono la questione di potersi ricandidare. Io avevo anticipato che il mio quadro ideale sarebbe stato la Chinnici nel centro-sinistra, Musumeci nel centro-destra, e si sta componendo il puzzle. Certo, ora c'è il problema che riuscire con una piroetta a riaccreditare Musumeci è un po' complicato, però io tenete conto che farò tra oggi e domani qualcosa che rimetterà in sella Musumeci. Nello, stai tranquillo, stai sereno, Nello, perché il tuo miglior alleato sono io per la tua ricandidatura. Quindi vedrò, mi
partecipare a qualche seduta spiritica tra oggi e domani per rimettere in sesto Nello. Anche perché i nomi che si fanno nel centro, oppure Fratelli d'Italia, lo Stancanelli, il nome ieri lo ha bruciato, il buon Gianfranco Piccichè, e vabbè, povero Raffaele. Ma si parla di Diabolik, l'assessore Diabolik, Mario Messina. Che uomo. Certo che succomenate male, ma male, veramente male. Ora nel centro-sinistra ci sono queste primarie che saranno dito dite a fine luglio. Ora intanto si possono candidare e quindi a queste primarie chi ci sarà? Ovviamente Claudio Fava, perché l'unico modo per salvarsi il seggio in Parlamento è quello di partecipare alle primarie. Poi non lo so se presenterà la lista sempre per i fatti suoi, perché si rende conto che all'interno della lista del PD lo ammazzano, ma queste sono valutazioni che si farà il buon Claudio Fava. Poi la Chinnici è la candidata scelta da Raffaele Lombardo. Che Raffaele Lombardo in questo momento continua a giocare come il suo solito, no? la politica dei due forni. Lui Forni ne ha 33 aperti, ma con me ovviamente gli è andata male a Messina, l'avete visto che fine deplorevole che ha fatto, anche perché ormai questi personaggi siamo noi a tenerli in vita, perché si chiamano suggestioni. E allora più noi gli diamo conto a questi personaggi, più questi continuano a vivere. Se noi non gli diamo conto, è gente finita, politicamente finita. Quindi quando ancora parliamo con quell'atteggiamento, Raffaele Lombardo, tutte, quindi siamo suggestioni, non dobbiamo cadere nella trappola delle suggestioni. Maria Bonanno che ti saluta a Luciano, uè Luciano, qua, eccolo. Ti salute pure, ma pensa a guidare, ma cose da pazzi, cioè vi saluta pure, cioè vi saluta pure, ma senti, mi offre il caffè, pizzarella, ciao, avete capito, il caffè ce lo prendiamo, me lo offri il caffè, visto che sei arrivato in ritardo, allora ci prendiamo un caffè prima di entrare nella in conservatorio, che ora iniziano gli esami, quindi gli esami verso le 9:15 dovrebbero essere. Ci prendiamo un caffè, me lo offre il buon Eterio, visto che è arrivato in ritardo, e via. Va bene, io vi saluto, vi do appuntamento stasera a Santa Teresa di Riva, facciamo un bel comizio, e continuate a seguirci, va bene? Avanti, quanto ne approfitto di questo caffè, dai, ce l'hai i soldi? Quando dici certo, poi si chiama nella sacchetta e non avevi soldi. E succede sempre. O che c'hai 100 euro intere, perché sono sempre gli stessi 100 euro che lui utilizza. Avete capito? Ismaele, vieni a offrirmi il caffè ora che ti sei svegliato pure tu. Tu dopo con tuo compare Luciano. Hai capito? Vieni a offrirmi il caffè. Quindi c'ha sempre questi 100 euro che giustamente per due caffè ogni volta su casino. E quindi poi per pietà e misura non glielo fanno pagare il caffè. E quindi offre senza pagare. Questo è il personaggio. Bah! Vabbè, vi saluto. Ismaele, vieni e offrici il caffè allora, visto che ti sei alzato.